che sono Michele Governatori e Inecco sono il responsabile del programma Elettricità e Gas. Il gas sicuramente è stato ed è ancora in varie parti del mondo il combustibile di transizione. In che senso? Per esempio, per fare un'unità di energia elettrica da gas si emette circa un terzo della CO2 che si emette se la si fa da carbone. Ma non siamo tutti allo stesso punto, le regioni del mondo non sono tutte allo stesso punto nella transizione. L'Italia questa transizione per fortuna l'ha già fatta. Adesso si parla molto di Enrico Mattei. Enrico Mattei fu un innovatore anche perché portò il gas in Italia e lo fece con effetti che già hanno aiutato l'industria nello scorso secolo. Oggi l'Italia, per fortuna, non usa più prodotti petroliferi se non in piccola parte per produrre energia e ha sempre usato poco carbone, grazie al gas. È una transizione che è stata fatta. Ora dobbiamo gestire in modo intelligente la riduzione di questa capacità degli asset, dei consumi di gas, per accompagnare la parte finale della transizione, cioè quella dell'eliminazione delle fonti fossili di energia. Uno studio che abbiamo recentemente fatto su commissione delle associazioni ambientaliste italiane, noi abbiamo mostrato che il 2035 è una data fattibile, ragionevolmente fattibile, con le tecnologie che esistono per fare energia elettrica tutta con fonti rinnovabili, per sostanzialmente eliminare il gas dalla produzione di energia elettrica. Questo non significa che si possa nel 2035 eliminare il gas da tutti gli usi dell'economia, però quella è una fetta molto importante. Quindi certamente la transizione in particolare in un paese avanzato come l'Italia, che ha già fatto dei passi importanti, durerà poco, deve durare poco, perché altrimenti vuol dire che mettiamo le energie nei luoghi sbagliati, negli investimenti sbagliati. Sostituire il gas russo, beh, in parte era necessario perché l'Italia è molto dipendente dal gas ed era molto dipendente da quello russo. Quindi farne a meno di colpo senza rischiare razionamenti, no, non si poteva. Quindi ricorrere a fonti alternative, usare di più il gas via nave era una cosa ed è una cosa necessaria per la soluzione della crisi. Il punto è di quanto gas pensiamo ancora di avere bisogno. Secondo noi le necessità, ma lo dicono i consumi, lo dicono i numeri che stiamo vedendo, sono più basse di quelle storiche. Quindi noi dobbiamo certamente pensare a diversificare gli approvvigionamenti, ma dobbiamo farlo tenendo conto del fatto che l'era del gas sta finendo. Quindi non dobbiamo pensare di sostituire interamente le quantità che arrivavano dalla Russia. Inoltre c'è un fatto. Noi oggi viviamo nel momento e pensiamo che la fine delle forniture russe sia a tempo indeterminato. A me piace essere ottimista e immaginare che la Russia di domani possa avere un altro regime e che l'Occidente possa voler ricostruire dei rapporti geopolitici con la Russia. E quindi, se così fosse, perché dovremmo rinunciare a un fornitore per quel poco che ancora ci potrà servire tra qualche anno? Quindi, sì, dovevamo metterci in sicurezza, ma non su tutte quelle quantità e forse nemmeno a tempo indeterminato. Produzione nazionale di gas è stata importante per l'Italia. Enrico Mattei, quando mostrò ai politici di allora che l'Italia era ragionevolmente ricca di idrocarburi, lo fece collegando un sito che era in Lombardia a un bruciatore dimostrativo. Finito il gas di Valpadana, l'Italia ha sfruttato il gas in Adriatico, che era ragionevolmente abbondante per essere un paese generalmente non ricchissimo di idrocarburi. Ora quel gas è sostanzialmente finito. Cosa vuol dire? Che ce n'è ancora, certo, con le tecnologie moderne se ne può trovare ancora, ma costa molto di più trovare ed estrarre il gas italiano, questo vale anche per il petrolio, rispetto a quanto costi, per esempio, nei paesi del Golfo o negli Stati Uniti. Quindi non è una soluzione all'economicità del gas, assolutamente, ma anche per quanto riguarda le quantità disponibili non è una soluzione ragionevole. Parliamo di pochi miliardi di metri cubi che potrebbero essere prodotti in più rispetto ai consumi che comunque veleggiano sopra i 60 miliardi di metri cubi. Quindi non è una soluzione né quantitativa né economica. Oggi investire in gas è un errore sempre. Nel senso che la macchina gas, in termini di tubi per importarlo, di porti, di centrali per trasformarlo in energia elettrica, l'Italia l'ha già fatta. Quella famosa transizione l'abbiamo già fatta e l'abbiamo fatta bene e l'abbiamo fatta tempestivamente. Oggi non è più il caso di mettere soldi su questa macchina. Oggi le tecnologie su cui dobbiamo mettere le risorse sono altre, sono le fonti rinnovabili, sono gli accumuli perché l'energia prodotta quando c'è tanto sole
o tanto vento sia disponibile in altri momenti. E anche il fatto che la politica italiana abbia spinto perché nella tassonomia degli investimenti sostenibili europea fosse incluso il gas è stato un errore strategico veramente incomprensibile. Noi avremmo tutto l'interesse ad essere incentivati a mettere i soldi dove abbiamo bisogno di metterli, non dove li abbiamo già messi. Tant'è che sono anni che io non vedo nessun privato mettere soldi su nessun tipo di asset gas, che siano centrali termoelettriche o che siano tubi. Oggi tutti i soldi che vanno sul gas sono soldi garantiti dal governo oppure pagati in tariffe, dove non c'è nessun privato che rischia di suo. E non rischia di suo perché lo vede che quella è un'era che sta finendo e potrebbe finire anche molto prima di quanto i politici pensano. Anzi, questo è quello che noi pensiamo. Se diventiamo un hub del gas, a chi venderemo il gas? Bella domanda. Non è detto che saremo noi il punto d'ingresso più economico. Ci sono altri paesi d'Europa che stanno investendo in porti di attracco e in reti di interconnessione, per esempio la Spagna. Ci sono porti di arrivo del gas nel Mare del Nord e che sono stati anche costruiti in seguito alla crisi più velocemente dei nostri. Quindi intanto la strategia di diventare il punto d'ingresso potrebbe fallire. In generale il rischio, ma questo lo vediamo già adesso, che ci sia un eccesso di capacità di importazione di gas in Europa è reale e quindi noi potremo arrivare tardi in questa strategia. Ma soprattutto ha senso pensare di diventare l'hub di qualcosa i cui consumi, la cui rilevanza sta scendendo molto velocemente. Teniamo conto che i tempi con cui si ripaga un tubo o un porto si misurano in decenni, molti decenni. Se la domanda di gas evapora nel giro di un decennio, e questi sono i trend, davvero rischiamo di aver fatto degli investimenti per niente. Peraltro li abbiamo fatti con soldi pubblici, con tariffe pubbliche, quindi ce li troviamo sul groppone noi come consumatori di energia e come taxpayer. Tutti i tecnologi con cui abbiamo parlato ci dicono la stessa cosa. Cioè che è teoricamente possibile rendere adatta a trasportare idrogeno puro un'infrastruttura che oggi si usa per il gas, ma questo richiede interventi molto impegnativi, perché il tipo di acciai dei tubi, il tipo di valvole, il tipo di compressori e molte altre parti dell'infrastruttura hanno bisogno di essere aggiornati. E se è vero che possono con pochi aggiornamenti portare delle piccole quote di gas, immaginare che funzioni un solo idrogeno significa sostanzialmente rifarne gran parte. C'è un altro problema poi. Quand'anche l'infrastruttura fisicamente possa funzionare anche a idrogeno, non è affatto detto, anzi è del tutto inverosimile, che i percorsi che oggi fanno i tubi del gas siano gli stessi che farà l'idrogeno. L'idrogeno arriverà da punti di produzione diversi, oggi il gas arriva dai punti di importazione e dai campi di produzione, l'idrogeno arriverà dagli elettrolizzatori che saranno in luoghi diversi, saranno molto più diffusi e anche i punti di consumo potrebbero non coincidere. Quindi non c'è solo il problema tecnologico di essere in grado di trasportare idrogeno, c'è anche il fatto che i giri che farà l'idrogeno saranno diversi da quelli che farà il gas e saranno quantità inferiori e saranno verosimilmente quantità che si muovono meno internazionalmente. Quindi se ci sarà una rete di idrogeno sarà verosimilmente una rete molto diversa da quella del gas. Nel momento in cui il G7 o l'Occidente o i paesi più avanzati sono convinti, come sono, che il futuro è senza fonti fossili, specializzare i propri vicini, i propri fornitori in ciò che non ha futuro mi sembra una specie di post-colonialismo poco lungimirante, in cui tu chiedi un aiuto a un partner sapendo che quell'aiuto poi lo renderà meno autonomo e meno rilevante tra pochi anni.